Buongiorno ragazzi e benvenuti sul mio canale Pesca in Acque Libere e Funghi Porcini. È passata un'altra settimana dall'ultima volta e abbiamo deciso, anche se il vento non è a nostro favore, siamo entrati nel bosco da 5 minuti e guardate che inizio ragazzi, e questi bellissimi tre estivi, perfetti, tre uno accanto all'altro, con la stessa radice. Sono qui insieme con il mio cognato, la prima volta a Funghi Porcini, e si parte bene, vai, continuiamo così. Lucian con i suoi primi due funghini, grande Luci, vai, levalo, eccolo qua, che funghino, vai Luci, ah, così, pianino, bravo, là sotto, bravo. Piano piano da sotto, bravo. Senti qua che radice. Bomboli. Guardate, roba impressionante, guardate sto fungone, è anche grosso, questo è un bel rosso, guardate il muschio, che roba, questo è scavato proprio, spettacolo, faccio un po' di foto. Trovati Luciano, questo ok, abbiamo per Benino un bel tris, sempre di Luciano, e anche questo che lasceremo qui.
rovina, che rovina ragazzi, che rovina ragazzi, che rovina, che rovina ragazzi, che rovina. Questo sì, ora c'è da cercare per Benino. Grande Luciano, l'ha trovata lui, eh? Super. E morbidino, che lo lasceremo fare alla natura. La capella è buona, però lasciamo fare così le sue spore, sperando che ci dà qualche altro funghino. Questo fungo è mostruoso, ha spinto questa pietra dal suo posto per poter uscire, c'è una lumachina e anche questa pietra, guardate che roba le lumache, guardate che pietra ha potuto spostare questo fungo. È sanissimo, è sanissimo. Guardate, guardate che roba. Guardate che roba, guardate che lavoro ha fatto. C'è una roba da pazzi.
Ragazzi, siamo arrivati alla macchina, è stata una bellissima giornata, abbiamo trovato tanti porcini, siamo soddisfatti, però vi voglio dire un po' a tutti, soprattutto a queste persone che lasciano questa roba qui nel bosco, come vedete lattine, lattina di birra, imballaggi, fazzoletti, bottiglie, addirittura... come l'avete portata nel bosco, portatela anche a casa. Il bosco deve essere sempre pulito, lasciatelo pulito, perché se lo lasciate pulito trovate anche più funghi, anche più voglia di venire nel bosco e camminare, e sta bene. Quando si vede sporco ci piglia anche il nervoso qualche volta. Insomma, sono contento della giornata di oggi e spero che vi è piaciuto questo video di questi funghi meravigliosi. Un saluto a tutti e ci si vede alla prossima.